che ancora i vecchi Saronesi, la via Padre Luigi Monti è ancora la via Como. Va dalla piazzetta della Croce fino a Silvio Pellico. Ecco. Erano tutti cortili e io mi ricordo quando ero bambina, io abitavo nel cortile classificato come il cortile del Pini perché c'era la cartoleria Pini. Ecco. E io mi ricordo quando ero bambina molto piccola che si mettevano ancora le sedie, le seggioline fuori dai cortili e ci si sedeva lì e si parlava da un cortile all'altro, no? Nonna metteva fuori la seggiolina, i cortili erano fatti tutti a ringhiera, per cui il nostro cortile era piuttosto grosso, c'erano una ventina di famiglie, tanti, era a tre piani, e quindi tanti i servizi. Nel nostro cortile era già un cortile, chiamiamolo signorile, tra virgolette, perché avevano i gabinetti sui piani, quindi avevamo due gabinetti per ogni piano. I lavandini, tre lavandini per ogni piano, quindi non dovevamo scendere in cortile. Però in fondo al cortile c'era un locale che si chiamava il lavatoio dove le donne andavano a lavare. C'erano i mastelli, c'era il fuoco e quando ero bambina io mi ricordo che con mia mamma si andava giù a lavare, poi diventando più grande si era messa l'acqua in casa e allora le cose erano diverse. Ma quando ero piccolina sì, si andava giù e quando sono venuti, eravamo tantissimi bambini in quel cortile lì, io ero una delle più piccole, da una decina d'anni più di me a un 3-4 anni meno di me. Ma tutti, si giocava tutti insieme e quando erano nati i primi accendigas con la pietrina, noi rubavamo gli accendigas alle nostre mamme. E giocavamo a nascondino, c'erano due scale in quel cortile lì, giocavamo a nascondino con gli accendigas facendo la cosa, ma era veramente bello e si andava d'accordo, c'era solidarietà, anche tra le mamme, sì, c'era qualche battibecco tra grandi, diciamo così, però in linea di massima si andava d'accordo, ci si aiutava anche a livello economico. Io ricordo che mia mamma diceva: quando sono senza io vado dalla signora Luigia, quando è senza lei viene da me, ecco. Quindi c'era una solidarietà notevole, ecco. Si viveva abbastanza bene, a me è piaciuta, è stata un'infanzia. Si andava a giocare dove c'è adesso il Palazzo Visconti, lì c'era una cooperativa, c'erano dei pini, ho imparato ad arrampicarmi anche sui pini e così si andava a giocare lì tutti insieme, era bello. Così per poterlo paragonare alle cose che mi hanno detto altri che ho registrato anche così via, no. Lei è nata in casa o all'ospedale? In casa, Perché io sono allora. nata in casa, allora no, mia mamma mi diceva che aveva l'idea, perché noi abitavamo sulla ringhiera e c'era mia nonna e una mia zia che non era sposata e la zia insisteva perché nascessi in ospedale, perché insomma era un pochino, poi la nonna aveva rotto un piede, per cui però non è come adesso che si va al pronto soccorso e si viene ricoverati, bisognava fare le carte e io sono nata prima che mia mamma facesse le carte, quindi sono nata in casa, mi ha detto alle 11:30 di sera. E nel giro di un quarto d'ora ero già sulla ringhiera dalla nonna che stava nella porta precedente a farmi vedere dalla nonna perché non aveva potuto essere presente per via che aveva rotto un piede. E questo dice sì, ma anche mia mamma è nata in quel cortile lì. Quindi, sì. Mia mamma era del 1909 e abitavano già in questo cortile e sotto c'era un'osteria. E dice che il nonno, glielo raccontava la nonna ovviamente, che il nonno ogni tanto veniva fuori dall'osteria, guardava su e diceva: Le nadono, le nasci o no? Fin quando è nata mia mamma, ecco. Quindi è proprio di famiglia lì nella zona. Poi lì in via Como c'erano tre osterie: il Gnetta, che era Via un'osteria, Como era? No, il Gnetta era in via Como. via San Cristoforo. No, via San Cristoforo e via Ah, Filippo. in via Como, di fronte proprio al nostro cortile, dove adesso c'è, credo, un negozio, una volta c'era una telefonia, non so bene cosa ci sia adesso, proprio il cortile di fronte, c'era questa osteria che in dialetto si diceva Agnetta. Poi più avanti c'era il Ramé, che è un parente del Renoldi, quello lì, è un Renoldi, della famiglia dei Renoldi.
e Angelina si chiamava, io me la ricordo, e mio nonno andava, mio nonno è morto che io avevo 3 anni e mezzo, ma me lo ricordo che la nonna mi mandava a chiamare, vai a chiamare il nonno, e andavo lì dal ramè a chiamare il nonno, e c'era questa signora Angelina, una signora grande e grossa, che a me sembrava vecchia, probabilmente non lo era, e che Angelina, che chi la tuna uda? Ecco, andava a chiamare. Ho capito. Sì. E c'era anche un fruttivendolo un po' C'era un famoso, fruttivendolo cos'era? sempre in Ruella, A Ruella, Ruella si lì in via chiamava, Como. lì in via Como, dove adesso c'è, no, c'è ancora il fruttivendolo, è il cortile dove c'è il Sassi e c'è ancora il fruttivendolo lì, era, sì, si chiamava Ambrogio lui, Maria lei, aveva sempre su un gran cappellaccio e era Ruella. Poi c'erano negozi di macelleria, due di macelleria, c'era una merceria che in dialetto lì era la Murretina, e così era. 40 anni fa, quando sono venuto io a Saronno, sono stato proprio abbagliato da un negozio che c'era in via Como, perché ho visto fare una cosa, era un lattaio. Sì, sì, C'era un lattaio, c'era una signora grossa, molto robusta, sì. con i figli Sì, molto robusti. E la perciò signora Lumi. quando mi ha affascinato la faccenda, non quando andavo a prendere il latte, oppure, ma quando un giorno gli dico, ho bisogno di un pezzo di grana bello. Ha preso, ha alzato da solo, da sola, una forma così, l'ha messa sul tavolo, ha fatto due segni, tutto attorno, plof, mamma mia, che roba, che mi ha veramente entusiasmato. Non mi ricordo come si chiama. Lei è la signora Giuditta, ma è venuta dopo e i suoi figli, che hanno pressappoco qualche anno meno di me, non ricordo come si chiamano, ma prima di lei, io mi ricordo, c'era un'altra coppia, lei si chiamava signora Dolores e lui signor Riccardo. Era una signora molto bella, io me la ricordo bellissima, Ma questo in alta. che epoca? Quando? E la signora Giuditta è venuta che io avrò avuto 9-10 anni, quindi negli anni 50, io sono Ah, del 48 e negli ecco. anni 50 c'era questa signora che poi hanno Ma venduto questa signora sì. Giuditta, io avrò avuto 9-10, sì, 8-9 anni quando è venuta la signora Giuditta. E prima c'era questa signora Dolores, io me la ricordo proprio bella, con i capelli raccolti in uno chignon dietro, per me era l'icona della bellezza questa donna. C'è sempre una cosa che mi ricordo sempre, perché io abitavo prima, un pezzo dell'ospedale in pratica, via Silvio Pellico, lì, quella casa lì, poi dopo sono andato in via Campi, ma un'altra cosa che io mi ricordo, ma molto vanamente, perché una volta io giravo per Saronno, ma non la sentivo, Non ci capito? pensi. L'ho abituata a Varese, Milano, non la sentivo poco. Invece era una cosa che ancora mi ricordo, una cosa stranissima, è un parrucchiere. Io quando sono andato in quel parrucchiere, che era il più comodo, sono rimasto scandalizzato. Ma lì sulla piazzetta Sì, Indipendenza, il Tomas. il Tommaso, Tommaso. ma scusi, allora io sono entrato come gli altri a È vedere, proprio ma sull'angolo, era. Sì, Quindi sull'angolo. hanno un arredamento un po' così, Sì. facevo scaldare l'acqua sulla stufa per fare la barba, non mi Sì. ricordo così, sono rimasto lì. Le dirò che un'altra volta, poi no, non ci vado più, ma c'è la seconda volta, poi mi sono così abituato a certe cose, poi era una persona con un aspetto un po' così, diciamo, molto gentile, disponibile. No, mi ricordo i ricordi di 40 anni fa sono, adesso che li ho detti me li ricordo e tengo registrati. E lì sull'angolo della via San Giacomo c'era la Cistò. La Il cistò, Cistò che cos'è sta famosa cistò? vendeva frutta e verdura Io quella che proprio io quando sull'angolo. lei mi ha detto dei fruttivendolo, Intendeva la la Cistò. cistò, dov'era Proprio esattamente? sull'angolo della via San Giacomo. Ah, Sì, dove proprio c'è sull'angolo. adesso cosa Dove c'è? adesso c'è la casa nuova dei frati, lì, quella San costruzione Giacomo, nuova. San Giacomo Nocci. Ah, dalla parte di qui, Sì, dalla parte di qui c'è il Seleggia, di là c'era la Mi Cistò. è detto nella domanda, quando Sì, sinistra. nel cortile, sì. E lì abitava mio nonno, abitava Zaffaroni, E la Pinuccia, sì, la Pinuccia. andavamo all'oratorio insieme con la Pinuccia. Quale Pinuccia Abitava tutti e tre La lì, Pinuccia, la con il Tallarini. Ah, Dallarini. Sì, Tallarini. ma anche lui qui, quando sono qui, però si conoscevano tutti, ma in cortile, quando si Sì. giocava, che si faceva girare la corda,
eri uscito dalle mamme, le anche noi le mamme. Non abbiamo parlato dei giochi. Dei giochi. Beh, il giochi era il cerchio. Il microfono di persona. Sì, bravo. Va bene, era così. È così. No, vado io. Comunque, senta, la ringrazio. Il giochi era il cerchio.